Sono capitano della nuova scena. Yeah, non ne capite cascler. Tengo palla in coppo per come qui c'ha Caraschelia. Yes, yes, yes. Faccio solo rap e faccio sempre un gol song Victor Osimhen. Partiamo dove tutto è iniziato. Dove tutto è iniziato, fuori Prato. Maradona. Siamo di nuovo qui. Benvenuto su Calcio Napoli 24 a Kid Lost, vincitore di nuova scena. Eccoci qua. Talent Netflix, che è iniziato proprio qui, che esatto. Ha visto la tua vittoria. Qui c'erano Gelir e Rocco Hunt. Te l'aspettavi, lo sapevi, che emozione hai provato? Raccontaci quell'inizio. Allora, ti dico, quando sono arrivato ero sicuro ci fosse Gelir, non so perché. Il fatto che comunque serviva un giudice di Napoli, no? Per me lui era il più adatto, quindi per me era scontato ci fosse Gelir. Poi non sapevo che ci fosse l'ospite, quindi quando ho saputo che c'era anche Rocco Hunt, poi l'emozione è quintuplicata. E il fatto che fossimo allo stadio è stata una cosa incredibile, quindi non ti so manco descrivere su una scala che emozione è. Loro ti hanno detto qualcosa, insomma, fuori onda, perché tu sei partito fortissimo. Grazie, ti ringrazio. No, fuori onda in quel preciso istante, cioè quell'avvenimento dello stadio, non ci siamo detti molto, perché comunque mi hanno dato dei consigli che sono stati anche ripresi, no? Il fatto di essere più sicuro di me, quelle cose le abbiamo dette tutte a telecamera accesa. Poi da lì io sono tornato subito a casa e sono andato a festeggiare, quindi non c'è stato manco un incontro con loro post stadio. A proposito di festeggiare, io mi metto un po' nei panni di tutti quelli che hanno visto Nuova Scena e che non lo sanno probabilmente, ma è vero che tu hai scoperto praticamente insieme a noi che hai vinto Nuova Scena. Assolutamente, sì, assolutamente. Io ho scoperto con voi la vittoria perché per l'appunto ho guardato la puntata e ho aspettato fino all'ultimo di sapere il vincitore, quindi è stata un'emozione ancora più grande. Sono stato sulle spine tanto quanto voi. Cioè hai dovuto aspettare, visto 3 finali registrate. Esatto. E l'hai scoperto così, penso che l'ansia ti ha divorato. Mi ha distrutto, ovviamente è stato un periodo particolare, però comunque il programma secondo me ha dato una luce a tutti, che va a prescindere dal vincitore, a prescindere dai soldi. È stata una vetrina sul quale esporre le nostre liriche e alla fine la gente poi decide chi ascoltare. Tu quando eri qui, così ripartiamo proprio dall'inizio, dici una frase che secondo me è la sintesi un po' di tutto: a fame in un napolitano. Esatto. Sì. Io credo che in questo periodo, no, il Napoli calcio che vince lo scudetto, Gelir che è arrivato ad un livello incredibile, la tua vittoria a Nuova Scena, Mare Fuori, tu ora sei stato a Milano per questo sì. percorso. È cambiata la percezione del napoletano? Assolutamente, io penso che adesso il napoletano è veramente qualcosa di concreto. La lingua napoletana sta cominciando ad essere una lingua sempre più parlata in Italia, che sia al nord, al centro, al sud. Quindi piano piano ci stiamo prendendo il nostro spazio, e quest'anno più che mai, appunto, perché tutti gli artisti che nella scena urban si stanno facendo rispettare, anche degli emergenti vengono dal sud, che sia Napoli, che sia la Puglia, che sia la Calabria. Quindi si vede che abbiamo fame, hai capito? Quindi proprio quella frase che dicevi tu, a fame in una napoletana, la stiamo tirando fuori. Poi in quel percorso sei arrivato a esibirti con Marrakech. Cioè, io volevo stare dietro le quinte con te in quei secondi. Ma io penso che saremmo svenuti insieme, perché fra stiamo ignoranti, cioè è stato... Fai conto che tu lo incontri quel minuto, fai una prova, poi ci vediamo dopo per il live, davanti a tante persone, ai 3 giudici, e devi pregare che la tua strofa sia il top, capito? E devi pregare che non te la scordi. Quindi fra i momenti prima erano una crisi, poi dopo è stato tutto in discesa. Ha detto che ho spaccato, mi ha fatto i complimenti perché la strofa gli è piaciuta. Poi anche prima mi ha motivato perché voleva che io spaccassi, faceva le sporche lui sul palco, cioè mi ha fatto le doppie, abbiamo cantato insieme, quindi mega, mega Marrakech, grande. Rispondimi su Instagram, per favore. A proposito dei giudici, invece, abbiamo visto tutti i commenti, anche come ti hanno fatto crescere, no? In quel percorso credo che Gelir sia stato il primo che dall'inizio ti ha dato quelle piccole indicazioni e correzioni. Certo, per andare avanti, assolutamente. Cosa ti hanno detto fuori onda o nei momenti, insomma, dove non stavate registrando, qualcosa che ti è rimasta impressa e che forse ti ha dato quella forza? Allora, era la serata appunto con Marrakech, c'era una scena che è stata tagliata probabilmente, in cui comunque io stavo in un angolo aspettando con gli altri semifinalisti, e viene Gelir e fa chi lui? Chi sta sempre là, sta sempre dall'angolo, stasera non è stando all'angolo, stasera tu sei un coppo parche a sfumare cose, perché lui mi vedeva sempre timido, no?
anche quando parlavamo io stavo sempre in disparte, ma in realtà io mi provavo la strofa, hai capito? Perché io sono pazzo. E lui mi diceva: stasera tu devi stare al centro della scena, non devi stare più nell'angolo. E mi ha fatto ingrippare e mi ha fatto spaccare palche, capito? Dopo quello poi c'è stato il videoclip, sì, che credo sia stato un momento proprio artisticamente, no? Molto delicato. Sì, credo difficile, però poi è gratificante che porti un prodotto tuo, esatto. Cioè l'hai fatto tu. Sì, l'ho fatto io dalla scrittura appunto a lo script del video, è scritto da me, la produzione vabbè di Andrew the Hitmaker, che ha comunque fatto una cornice, no, di questa, secondo me un capolavoro, ti dico la verità, non perché è mio, non mi voglio sbattere, però Chido Piezza è proprio bello, è stato studiato bene, ha tutto quello che serviva per descrivere il tema dell'amore da parte di Kid Lost, quindi sono troppo contento di Chido Piezza. Chi è quello della scena che hai sentito, che ti ha fatto i complimenti, che proprio non te l'aspettavi? Se c'è stato qualche insomma aneddoto che ci puoi raccontare? Allora, vabbè, Emanuele ovviamente mi ha scritto quando è finito tutto e ci siamo confrontati, ci siamo anche rivisti, quindi vabbè, Emanuele era scontato che comunque fosse felice anche più di me della vittoria, anche del percorso di base. Ci credeva quanto te. Sì, 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 lui era mega preso bene. Comunque tutti gli artisti della scena napoletana, Lucariello, Clementino, anche altri artisti che magari sono distanti dal mio format, come Taxi B, quindi insomma tutta la scena comunque ha riconosciuto che questo fosse un rap show e dove comunque veniva esposta la narrativa di artisti che fanno rap come loro, che sono nati come loro dalla strada e sono arrivati sui palchi, quindi la scena ha riconosciuto questo ed è molto importante. Io ho sentito e ho visto roba tua anche prima di Nuova Scena, è Jerry Forte. Grazie, ti ringrazio. Jerry Forte anche su TikTok un anno fa, a marzo, ti ringrazio. Anche quel remix di Indorione che era pazzo, era pazzo. A proposito di quello, è quella la contaminazione che ti ha portato? La mia contaminazione è assolutamente Co'Sang, la famiglia, 99 Posse, Sangue Mostro, tutta quella roba lì underground del rap che c'era nelle jam, mi ha formato, perché io ho imparato a fare rap appunto per strada, nelle jam, nelle battle, e c'era questo all'epoca. Per me erano appunto i capisaldi, e ho imparato le metriche, come dividere le sillabe, come utilizzare i flow, quindi la mia scuola parte da quello. Poi i Co'Sang per me sono veramente il culto. Speri come noi che si rincontrano, sì, magari un fit con loro. No, il fit non lo so, perché comunque ti ripeto, loro devono, se torneranno, devono raccontare qualcosa che secondo me è solo loro. Però io sono fiducioso, fra. Secondo me sono fiducioso. Anche io. Non sono ti dico niente, però secondo me. Ma sento. Invece vado alla finale. Vai. Vinci i giorni dopo, chiaramente quella registrata, quella quando l'hai scoperta insieme a noi. I giorni dopo sui social si parla solo di una cosa: 50k tu, 50k Maradona. Allora, ragazzi, io vi dico la verità. Si è fatta questa decisione, però ultimamente ci sto ripensando, ok? Perché non lo so, io e Matador stiamo rivalutando le cose. A breve aggiornamenti sui social, su TikTok vi faremo sapere un po' come va a finire questa storia. Ah, ci lasci col dubbio. Col dubbio. Però il progetto c'è. Qual è il progetto? Il progetto c'è. Ovviamente di investire. Noi siamo un gruppo di rapper. Adesso cominceremo a suonare, a spaccare ognuno con i propri dischi. E il progetto è proprio di mantenere quest'unità che si è creata grazie al programma, che non si vedeva secondo me da tanto, no? In un gruppo di rapper. E quindi investiremo tutto quello che sta arrivando dal programma, soltanto della musica, come abbiamo fatto fino ad oggi. Alle tue spalle c'è il Maradona. E c'è forte il legame, assolutamente, col Napoli, con questa città. Qual è il tuo legame col Napoli? Io sono sempre stato appassionato di calcio, l'ho seguito tanto, mi si è infranto il sogno quando ovviamente non ho potuto più giocare a calcio, e quindi cosa è successo? La mia mente ha un po' allontanato, no, lo sport, perché volevo spaccare anche nel calcio. Da quando poi ho seguito la musica ho abbandonato, però ovviamente ho sempre seguito tutte le partite, papà è malato e quindi sì, ho un bel rapporto con il Napoli e con il calcio in generale. Penso che sia uno sport che ti rilassa e ti rilassa proprio il cervello, hai capito? Farlo, poi guardarlo è un altro discorso, però a me piace farlo. Tu sei malato di calcio e del Napoli. Uno malato di rap nel Napoli c'è, De Gollini, magari ti ha scritto, sì, l'hai sentito? Non lo so, dopo vado a vedere, non credo che mi abbia scritto, però perché me ne sarei accorto. Però magari qualche like qui e là. Dopo lo vado a contattare io, Gollini, a rap di contatto, facciamo una battle freestyle. Uno contro uno. Gollini ci sta sicuramente. Ti volevo chiedere, ce lo regali una strofa? Vai, facciamo una strofa. Ti metto la base. Una strofa sul Napoli, ci sta tutta. Vai. Si sente?
Yeah, ah, yeah. Kid lost, poro Maradona. Yeah, ho bitto nel parto d'angolo, frate. Kid lost. Yeah, aha, yeah. Ho problemi, non è mai caduto l'atterraggio. Tra sono da cabine pilotaggio e sabotammo viaggio. Non è mai vissuto su disagio, non parla a riguardo. Ha già caricato la penna, mo sto scaricando l'arma. Cagno stile, cagno stampa. Mo stiamo qui se resta una rostana. Parla di cose che non fanno e storie che non sanno. Ancora mi primi muri ha fatto una strage. Mo è ciro quando parla e parole sono spietate. Perché ancora non spiraglio, fumo solo per sta calma. Si parla i sordi, cancelli da fuori come Doberman. Ringrazia di che non sto chiuso in una stanza a fa vacanza. I penso sulle carte, l'ossessione a miro start, rischiando che mi affogo ma non spart. O sai parlo te fat, ma faccio sulle fat. Non magna differenze che a me magno calendario, segno giorno esatto. Magno finale, mi prima l'imbat. Yeah, yeah, che sta roba è troppo vera. Sono capitano, era nuova scena. Yeah, non ne capite che asclera. Tenga palla un coppo per come qui c'ha Caraschelia. Yes, 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 faccio solo rap. E faccio sempre un gol, sono Victor Osimhen. Yeah, vacananza fra non paga rete. Sono Osimhen pure se sono cavato un metro. Yes, o sai frate che faccio sempre gol. Pure se sono cavato un metro e navigo al sol. Quando faccio questa roba sai ci metto cuore. Tengo i capelli attaccati come Caleon. Yes, faccio rap e non te pensa, quando segno faccio come emergenza. Yes, yes, che sta roba non una vira. A rimane Kid Lost, puoi chiamare pure Ciro. Complimentissimi. Si vola. One take, eh? Prima take, sì. Prima di ringraziarti e lasciarti, abbiamo due giochini quiz. Vai, vai, vai. Che secondo me ti piaceranno. Vai, io ti dico 5 cantanti della scena rap hip hop napoletana e tu mi dici quale calciatore ti ricordano. Una bella, bello, un braccio, vai. Geolier, della storia del recente passato del Napoli, quello che vuoi. Ah, non voglio esagerare, però Geolier è isse, è Diego, fra, è il Diego, fra, è perché, capite, qualsiasi cosa che tocca è oro, fra, po', è Diego, secondo me Geolier è Diego, fra. Ci sta. Rocco Hunt che hai visto qui? Rocco Hunt, un capitano, Marek Hamsik. Luque è Insigne. Clementino è il Pocio Lavezzi. E poi c'è Kid Lost, che sa, tra l'altro so che gioca nella nazionale cantante. Prima punta, a 9. Kid Lost, vai, giusto, ci sto pensando. Kid Lost, come hai capito, lo vedo un po' litano, un Mertens. Mertens con ampi margini di crescita. Di crescita, sì. Ti faccio il secondo quiz. Cosa preferisci? Questo è difficile, eh? Giornata con Mertens, fit con Geolier. Fit con Geolier. Fit con Geolier o fit con Gollini e Leao che si dilettano? No, Geolier, voglio Geolier. No, Geolier. Vincere Sanremo o scrivere l'inno rap del Napoli? Wow, frate, no, non lo so. Penso l'inno rap del Napoli, fra. Questa è una bella risposta. Videoclip nel Bronx con un rapper fortissimo a New York. Ok. O videoclip a Qualiano con Lorenzo Insigne? Qualiano con Lorenzo Insigne. Lorenzo, vieni, ti prego. Primo su Spotify o il Napoli che vince la Champions? Napoli che vince la Champions. L'ultima. Disco d'oro o Haaland al Napoli prossimo anno? Disco d'oro, non mi piace Haaland. Non mi piace, disco d'oro. Grazie mille, grazie. Grazie a Giù. Forza Napoli, sempre.